La programmazione oggi consiste nella somministrazione di circa 1000 vaccini Pfizer. AstraZeneca no? AstraZeneca no, perché le nostre dosi sono esaurite. Le avete usate tutte? Le abbiamo usate tutte già da qualche giorno. Il Piemonte non ha paura di AstraZeneca, le dosi sono quasi finite e anzi ne servirebbero di altre. La popolazione ha capito che AstraZeneca è comunque un vaccino sicuro e lo sta utilizzando come gli altri vaccini. Anzi, se ci sono delle scorte in Italia, noi le prendiamo volentieri perché abbiamo la possibilità di inocularle. Attualmente in magazzino abbiamo circa 120.000 dosi di AstraZeneca. Tuttavia il nostro fabbisogno di seconde dosi per maggio e giugno si attesta attorno ai 220.000. E quindi come farete? Beh, abbiamo tre possibilità, appunto: contingentarle, sperare che arrivino altre dosi a fine maggio, inizio giugno, o sperare che altre regioni ce le danno, visto che non vengono utilizzate. Primo vaccino? Quale vaccino fa, lo sa? Non lo so, vedremo. Le facessero AstraZeneca sarebbe un problema? No, sono tranquilla. Non ha paura di AstraZeneca? Assolutamente. Penso che il medico sappia cosa dobbiamo fare, per cui... Si fida del medico? Sì, del medico. Sì, abbiamo dovuto convincerli, abbiamo dovuto spiegargli tutte le difficoltà in maniera anche alle volte molto semplice. Mi è capitato con alcune persone di dire: guardi che è più pericoloso al mattino attraversare una strada che fare questo vaccino, che è poi la verità. E le persone hanno capito. Ma io trovo che il piemontese sia una persona che poi alla fine, quando decide di venire fuori da una cosa, non bada ai fronzoli, come si dice. Senta, io sono stata tanto chiusa in casa perché i figli e i nipoti ci hanno fatti stare chiusi in casa, io e mio marito, e abbiamo tanto voglia di uscire. Quindi qualunque vaccino andrebbe bene. Ho fatto 50 giorni di ospedale, 17 giorni di coma intubato, e quindi so cosa vuol dire coronavirus provata sulla mia pelle. Invito proprio tutti a farlo, proprio tutti quanti, che sia AstraZeneca, Pfizer, Moderna, qualsiasi cosa. Allora, abbiamo sentito la richiesta.